il giudice Giulio Bezzecchi. Iniziamo con un gruppo di Rieche Schnauzer. Golden Retriever. Australian Cattle Dog. Dimmi quando sei pronto. Abbiamo un gruppo di Alani, Fulvi. Un altro gruppo di allevamento di Golden Retriever. Staffordshire Bull Terrier, Jack Russell, Schweck Pinscher e Schweck Schnauzer. Gruppi di allevamento, vi ricordo che i gruppi di allevamento devono essere iscritti in segreteria, per cui al mattino l'iscrizione è completamente gratuita, quindi l'allevatore che vede iscritti a catalogo dei soggetti da lui prodotti può comunicare la partecipazione del proprio gruppo all'interno del Rindonore. Per questo, come potete vedere, abbiamo due gruppi di Golden, ognuno di loro rappresenterà un allevamento diverso. Si giudica anche in questo caso l'omogeneità dei soggetti che compongono il gruppo, che deve essere formato da un minimo di 3 o un massimo di 5 soggetti senza distinzione di sesso, recita il regolamento. Quindi vuol dire che possono essere o tutti maschi o tutti femmine, oppure maschi e femmine. La cosa importante è comunque che, nonostante i soggetti possano appartenere a persone diverse, provengano tutti dal medesimo allevamento. Per questo motivo, maggiore è l'omogeneità dei soggetti che compongono il gruppo, maggiore sarà stata l'opera di selezione dell'allevatore, che ha saputo dare una propria impronta ai soggetti da lui prodotti. Abbiamo la preselezione dei 6 gruppi: Rieche Schnauzer, Gold, i 2 gruppi di Gold, Australian Cattle, Rogli Alani e Jack Russell. Li vedremo ora muovere singolarmente. Intanto, per cortesia, sono attesi nel pre-ring tutti i migliori soggetti del secondo raggruppamento, cani di Popinche, Schnauzer, Molossoi e Bovari Svizzeri. Ripeto, i cani del secondo raggruppamento, ovviamente migliori soggetti di razza, sono attesi nel pre-ring. Stiamo vedendo intanto muovere i vari gruppi di allevamento. Vi ricordo, si giudica l'omogeneità dei soggetti che lo compongono per morfologia, tipicità e colore. Anche il movimento dovrebbe andare il più in sincronia possibile, ovviamente questo dipende dalla taglia del cane, anche dal numero dei soggetti e da quante persone presentano il gruppo, per cui questo può risultare più o meno facile. Ma vedo che tutti vanno in sincronia, quindi possiamo fare un bel applauso a questi gruppi di allevamento e ai loro presentatori. E ora è la volta di vedere il gruppo di Jack Russell.
ed infine il gruppo di Schwerg-Schnauzer neri. Il giudice ringrazia e saluta i finalisti per quanto riguarda i vari gruppi di allevamento. E andremo a chiamarli sul ring d'onore in quest'ordine. Precisamente al terzo posto il gruppo di Schwerg-Schnauzer. Al secondo posto il gruppo più numeroso di Golden Retriever, quindi quello da 5. E miglior gruppo è il gruppo di Jack Russell. Dal pre-ring mi dicono che manca all'appello ancora qualche razza per quanto riguarda i soggetti del primo raggruppamento, cani da pastore, quindi se fossero i migliori di razza mancanti, se fossero ancora presenti in esposizione, sono pregati di raggiungere velocemente il ring d'onore in quanto stanno per entrare. Rinnovo l'invito invece ai migliori soggetti del secondo raggruppamento di presentarsi nel pre-ring. Grazie, fotografo.